Ciao ragazzi, vi rubo davvero pochissimi secondi per annunciarvi un bellissimo torneo di FIFA 22 su PS4, totalmente gratuito. La posta in palio è di 30 euro e potete partecipare tranquillamente tutti quanti. Come fare? Nella descrizione trovate il link per scaricare l'app del team che ha dato possibilità a tutto questo, quindi li ringraziamo. E scaricando l'app troverete tutti i vari tornei e ovviamente cercando PS4 FIFA troverete il mio torneo con tutte le informazioni e poi la possibilità di iscrivervi. Come detto, è totalmente gratis, quindi io posso solamente augurarvi buona fortuna. Ti servono crediti per spacchettare, fare trading o creare la squadra dei tuoi sogni? IG Vault fa il caso tuo. Grazie al mio codice sconto risparmierete tantissimo. Tutti i link in descrizione. Ragazzi, di oggi siamo tornati con il suo video di nuovo su FIFA. Vi porto sempre il recap dei miei team, questa volta molto interessante. Siete voi che sceglierete il mio team. Ebbene sì, io è da settimane che sto provando a scegliere dove investire i miei crediti per il team migliore che posso fare. E passano le settimane, ragazzi, 2 settimane da questi toti che ho questi crediti bloccati e io non so dove buttarli, che team fare. Quindi ne ho preparati vari di team e ve li voglio mostrare. E poi sarete voi nei commenti a consigliarmeli qua sotto, qual è secondo voi il migliore. Datemi una mano perché, ragazzi, noi sul sito Viola, che vi lascio sempre qua sotto in descrizione, siamo da una settimana ogni giorno a dire quando è che facciamo il team, quando è che facciamo il team, perché ne abbiamo cacciate di ogni idea. Questi sono i migliori. Quindi, ragazzi, spacchiamo di mi piace questo video nei commenti, fatemi sentire la vostra. Iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque, passate al mio Instagram, trovate qua sotto. Vi aspetto sul sito Viola con Amazon Prime, la sub è sempre gratuita e mi sostenete al massimo. E basta parlare, buttiamoci nel video. Eccoci qua su FIFA. È molto strano, lo so, è molto strano, però mi attrae molto, mi attrae tantissimo. Pierre, Mike, non per qualcosa. Alla fine i portieri non mi interessa, posso mettere Mike come posso mettere Loris. Non mi interessa, basta che sia francese, posso mettere anche Lafont se voglio, però dava link verde a un altro, quindi dava link verde a Teo, il mio Teo rosso. Quindi il portiere ve lo lascio sempre perdere. Klaus, terzino destro, lui gioca proprio terzino destro a 10 e rimane terzino destro. Quindi su di lui nulla da dire, vabbè, se mi ha detto il suo lo fa, non è niente di che, però ce l'ho, perché no? A fianco lui già iniziamo, difensore centrale Theo Hernandez, che non fa il DC ma è lì per l'intesa, per i link. Difensore centrale, il mio Varane Flashback è devastante, è veramente un qualcosa di incredibile, quindi è in tutte le squadre perché è devastante. Come TS il mio Cancelo Totti, quello che ho trovato. Quindi qui come muoverò la difesa? E poi uno dirà: Matteo DC? Cancelo DC? No, no, niente di tutto questo, niente di tutto questo. Dobbiamo andare avanti. Continuiamo il percorso. Vai. Primo CC, Kylian Mbappé, come detto, il suo costo adesso si aggira sul 1 milione, quindi per adesso l'ho ottenuto, quindi il budget è 6 milioni. Kylian l'ho ottenuto. Attaccante, secondo me, fortissimo, devastante. N'Golo Kanté. Quindi già qui un grosso investimento, 3 milioni e 2 di giocatore. Kanté, Toti a centrocampo. Cioè, voglio provarlo, ragazzi, mi attrae molto. Le stats sono qualcosa di pauroso, cioè bellissimo. Kanté, secondo me, è top, quindi voglio provarlo. Foden, trovato uno scambiabile, non l'ho mai usato titolare, però voglio provarlo a utilizzare. Abbiamo Chiesa nella posizione da COC, qui il nuovissimo Chiesa, secondo me è molto forte come carta, ovvio non è Ronaldo Totti, però secondo me è una carta molto interessante, fica. Aspetto davvero con ansia la carta di Paolo Dybala speciale, no, vede, non è in programma, ma speriamo che faranno prima o poi una carta di Paolino. Perché è davvero forte. Attacco Zaccaria, che devono trasformare l'headliners in quello headliners Juve. Quindi appena faranno il link, voi immaginatevi Zaccaria headliners Juve, che dà il link verde a Chiesa, che tra poco lo dovrebbero fare. Forse uscirà anche If, chi lo sa, ha fatto gol, non si sa. E poi chiudiamo con Eusebio Bebby. Eusebio Bebby sono 3 milioni di carta. Ovviamente, se avete consigli su altri icon, perché no? Ho preso Cruyff o Eusebio. Secondo me Eusebio può andare molto bene per il mio stile di gioco, che io non skillo, non so skillare. E questo è il primo team. Questo è il primo team, l'ultimo che ho fatto. Molto strano, perché? Come andrò a muovermi in game? 4-2-2-2, il mio modulo, uso sempre quello. La difesa è Theo terzino sinistro, Varane DC, Klaus TD.
e Zaccaria, difensore centrale a fianco di Varane. Il buon e vecchio Cancelo si sposta a centrocampo, quindi CDC, Kanté Toti, Cancelo Toti, bello solito, COC, Foden, Kylian Mbappé e Eusebio Baby Punte. Secondo me l'unico che un po' dico non lo so, sai che non lo so, è ovviamente Zaccaria, difensore centrale. Ovvio, ricordo che tutti quanti giocano a 10 a parte Teo, che Teo è l'unico a 7, ma tutti giocano a 10. Quindi davvero davvero top. Zaccaria a 10 andrebbe a fare il DC, che secondo me può farlo, alla fine è 1,91 m, è veloce, è fisico alla difesa. Questo è il primo team, come vi sembra? Molto strano, lo so, andiamo al prossimo. Secondo team, anche questo l'ho fatto oggi e mi piace tanto, perché io sono un tipo che gioca molto diretto, L1 triangolo, cross in mezzo, R1X, molto diretto. Terzino destro, io ovviamente vi dico tutte le posizioni, poi vi dirò in game ovviamente come andranno. Andiamo con il primo CDC, sempre Zaccaria. Ragazzi, Zaccaria è il mio CDC preferito. A fianco a Zaccaria, il buon e vecchio Richard. Buon e vecchio Richard. Alla fine non, cioè non lo consiglio, cioè lo consiglio se siete come me che vi piacciono questi giocatori, ma l'ho trovato, ragazzi, non l'ho comprato ovviamente, per carità divina, mica vado a comprare Richard. Ovviamente Rijkaard non lo sono andato a comprare, con la mia solita sfortuna, regà, lo sapete, Nakata Mid, Litmanen, oh regà, Richard è stato uno dei migliori che ho mai trovato, mi viene da piangere. Ah, subito il link, per questo Teo adesso fa il TD, link verde a Ibra Winter. Perché sono andato a scegliere Ibra? Volevo un attaccante non tipo Ronaldo Toti, ma Ronaldo Toti o un altro team per lui, perché si sta calando di prezzo e quindi c'è anche un lavoro su Ronaldo Toti. Ibra ovviamente non è che sarà questa grande velocità, non mi interessa tanto la mossabilità, però molto forte di testa, di fisico terrà tutti quanti, quindi alla fine sapete che ho detto, ma perché non provare un team con Ibra? Sempre il solito Phil, che lo voglio usare perché l'ho trovato uno scambiabile, perché non usarlo? Chiesa, sempre il solito, perché mi dai link a Zaccaria. E chiudiamo con qui Eusebio Prime. Perché ho fatto Eusebio Prime? Perché dal Prime al Baby cambia solo 1 milione. Il milione che ho venduto il buon e vecchio Mbappé. Quindi Mbappé è stato reinvestito in Eusebio. Kanté Toti è stato reinvestito in Ibrahimovic. Quindi questo è il team. La difesa è molto solida, mi piace molto. La mediana è sempre quella che già utilizzo, quindi qui sono andato dove sono andato a investire i soldi. I soldi qui sono stati investiti tutti per l'attacco e per un difensore. Rudiger, ve lo straconsiglio, è un mostro sacro. Questo è il secondo team, andiamo nel prossimo. Prossimo team, credo sia quello che verrà meno votato perché io stesso non lo farò, però voglio comunque mostrarvelo perché secondo me l'idea era veramente bellissima. Però i feedback che voi mi avete dato, più diciamo tutti hanno dato, non è così. In porta Mendigo ho trovato uno scambiabile, TD Klaus, che rimane TD, Varane, Rio Ferdinand Prime, fortissimo, quindi uno può già capire qui chi ci può essere che dà link. Cancelo, che rimane come detto a fare il TS, centrocampo, vabbè, qua per l'intesa sempre il solito Chiesa, perché il mio, io ragazzi ho detto, io Zaccaria lo metterei anche fuori da casa, io Zaccaria lo amo. Chiesa è, eccolo qui, il link di Ferdinand Verde. Zaccaria, come detto, vabbè, che fa il link verde. Foden, solito Foden. E poi quello, perché non farò questo team? Perché poi, vabbè, c'è Eusebio Baby. Più o meno sono molto simili, perché le carte, adesso me, quelle sono le carte più forti. Quindi questo team, ovviamente, è per Vlahovic, che salta tutto. Questo team è il team dei miei sogni, se faranno un Paolo Dybala. Yay! Ti prego, il prossimo evento è il What If. Givaci sto Paolo Dybala speciale. Dai, givacelo. Dybala oro è ancora clamoroso. Voglio un Dybala speciale, lo comprerei anche se costa 1 milione. Givaci, ma non perché sono fanboy, perché a me non me ne può fottere nulla di Dybala in realtà, ma perché su FIFA è proprio forte. Dybala è proprio forte su FIFA, è devastante. E ovviamente Zaccaria è il solito senso di dirvi. Zaccaria e ovviamente Juventus, quindi era bello questo quadrato perché Vlahovic verde, Chiesa verde, Zaccaria verde, faceva un bel triangolone verde. Ovvio che era molto molto caruccio. Questo mi gioco che sarà il vostro preferito. Mendy in porta, sempre Klaus, sempre Varane, sempre Rudiger, sempre Cancelo, secondo me il top del top. Adesso rimarrete a bocca aperta. Il mio attacco si trova ovviamente per intesa qui e guardate che attacco. Johan Cruyff, Baby,
e a fianco Eusebio Baby. Quindi i miei due TT, Eusebio Baby, Cruyff Baby, non male, datemi voi se vi piace. Kylian Pepe, quindi switch, non molliamo mai. Anche Pepe, forse possiamo dire Eusebio Mbappé, anche se Cruyff non è male. Quindi direi Eusebio Mbappé, solamente perché Cruyff ha dei piedi migliori. E poi c'è Foden Cruyff e Richard Bellingham. Ma anche qui un vedere un po' di switch, un po' di continuità. Secondo me la squadra è forte, la difesa più o meno sono molto simili, perché le mie difese sono già full non scambiabili per questo. Questo secondo me sarà il vostro preferito, perché Eusebio Baby, Cruyff Baby. So che ci sono molti meme sopra di Eusebio e Zanuarisa, quindi... E vi dico io col cuore, ve lo dico... Sapete che io non li ho mai provati, veramente. Io potevo anche mettermi Gullit mid. Io non ho mai provato sul mio account in FUT Champions, Rivals, levando il draft ovviamente. Io non ho mai provato Eusebio e Cruyff, mai comprati, quindi questa potrebbe essere la mia prima volta. Questi sono i team che vi ho voluto mostrare. Adesso sta tutto a voi. Siete voi che scegliete il mio team. Spero che scegliete il team più forte, quello che vi garba di più. Questo è il team che sto usando adesso, ma solamente per pausa. Io adesso ho già più di 5 milioni. Devo vendere tutta la mia lista di trasferimenti immensa e vado a 6 milioni. Quindi per questo qua vi dico 6 milioni se tengo Mbappé. Se poi vendo Mbappé, Mbappé più Messi devo vendere. Quindi devo vendere entrambi. Messi mi piace come COC, però prendere il Totti è davvero, secondo me, una grossa, grossa spesa. Cristiano Ronaldo Totti, vorrei prenderlo. Io vi dico la mia, io amo Cristiano Ronaldo. Quindi se la sua carta... si sta abbassando, si abbasserà ancora di più. Adesso stava a 5,970. Se addirittura va sotto i 5,9, non me lo lascio scappare. Non è più il Cristiano Ronaldo dei migliori tempi. Io sono molto, molto curioso di provare quello con Kanté e Zaccaria DC. Quindi non vedo l'ora che lo trasformino in Juve. Quindi non penso che manchi molto. Ragazzuoli, io come sempre vi consiglio di passare dal mio sito Viola, dove faccio live sempre alle 5 e mezza. E ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare sempre la campanellina del mio canale YouTube. Ogni giorno video alle 14, non perdetevelo. Nei commenti sarò ben attento ad ascoltare tutti i vostri consigli. Poi se volete farmi un team con 6-7 milioni proprio da voi, da zero, i giocatori li conoscete, conoscete tutto quanto. Quindi ovviamente cercherò di leggere più commenti possibili. Tutti i miei social sono in descrizione. Ragazzi, grazie mille per aver visto il video, grazie mille come sempre per il sostegno. Ci becchiamo domani con un nuovo video su YouTube e come sempre in live il pomeriggio. Vi ringrazio come sempre di tutto. Haters make me famous.